Il giornalista e la giornalista ovviamente devono avere una formazione alle spalle per parlare di violenza, perché dietro la violenza, soprattutto quella estrema, come può essere l'omicidio di genere, in questo caso il femminicidio, che comporta l'uccisione della donna in quanto donna, c'è una spirale di violenza che si perpetua nel tempo. Quindi queste donne non solo vengono colpite dall'epilogo finale, dal tragico epilogo, ma subiscono vessazioni anche per anni precedenti e sono i famosi segnali. Questi segnali sono violenze perpetrate nel tempo anche, diciamo, per anni, quindi nel contesto solitamente domestico, quindi vittima e colpevole si conoscono, non c'è nessuno sconosciuto, abbiamo rapporti di famiglia, sono padri, sono mariti, sono compagni, sono conviventi, sono fratelli, sono figli, sono persone che conoscono perfettamente la loro vittima e che vanno appunto a perpetrare violenza nei suoi confronti. Questo background di formazione deve essere, dico io, obbligatorio perché per parlare di violenza bisogna sapere cosa c'è dietro. Uno degli errori che vengono fatti più spesso nel racconto di questi omicidi è quello di vederli come fatti slegati tra loro e di inquadrarli come singoli eventi in un contesto di normalità. Il fatto di ritenere il contesto normale ci fa pensare che siano dovuti ad atti di irascibilità o comunque di non controllabili. In verità sono atti spesso premeditati, sono atti pensati, sono atti fatti con armi del delitto che sono magari portate da casa. Quindi se il contesto non è quello familiare, il colpevole tende a procurarsi per tempo l'arma del delitto, che può essere da fuoco, da taglio o di altro tipo, per andare a raggiungere la vittima. Quindi il fatto di premeditare è una componente importante perché ci fa pensare appunto che ci siano dei segnali e questo è il modo corretto di raccontare. Non sono atti che succedono all'improvviso, non sono dovuti a malattia mentale e non sono dovuti a raptus, quindi non c'è un momento in cui il colpevole è incapace di intendere e volere, come tanti racconti fanno passare. Non è raptus e questo è riconosciuto anche dalle perizie psichiatriche che riconoscono nel colpevole una lucidità, una fredda lucidità nell'agire. Questo perché la violenza si sceglie di agirla oppure no, ci deve essere un controllo poi sull'azione. Quindi non è raptus, non c'è incapacità di intendere e volere, ma c'è perfetta lucidità. Questo è un po' scomodo da spiegare perché spesso li giustifichiamo anche con questo. Appunto con questa giustificazione pensando che siano dei malati mentali. In verità sono persone che sanno benissimo quello che stanno facendo e scelgono la violenza per risolvere quello che è un loro problema o un conflitto che c'è in atto. Quindi raccontare di questi episodi in uno scenario di normalità, che spesso è anche alimentato da interviste fatte a vicini di casa oppure parenti, non fa altro che alimentare questa impressione che siano fatti che succedono all'improvviso. In verità c'è proprio una vera e propria escalation di violenza che parte da quello che potrebbe essere uno schiaffone, che solitamente non è mai l'ultimo, e arriva appunto in alcuni casi a questo tragico epilogo dell'uccisione. Quindi per raccontare in modo corretto bisogna inserirlo in quello che è proprio la spirale della violenza che continua a ripetersi. L'altro errore che si può fare è quello di parlare di gelosia, perché la gelosia è un sentimento sano che esiste nelle relazioni. In questo caso si tratta di possesso e non di gelosia, cioè a parte non empatizzare nei confronti della vittima e considerarla un oggetto, quello di proprio avere volontà di possedere l'altra persona
e quindi eliminarla se questa persona solitamente esce da quello che è lo stereotipo tipico del femminile, oppure se in una situazione anche di disequilibrio all'interno della coppia si oppone. Quindi un rifiuto oppure proprio una voglia di libertà da parte della donna viene percepito come una ribellione inaccettabile per il colpevole. Quindi gelosia non sono stragi di gelosia, ma sono stragi di possesso, proprio per questo diritto di possesso che loro sentono nei confronti della persona, della donna che hanno, insomma, nella loro relazione molto stretta. E non è appunto raptus, non è malattia mentale. E l'altra cosa importante, soprattutto alla luce dei fatti, delle ultime opinioni sui giornali e anche dei fatti che sono successi, è importante non distribuire la colpa. Spesso e volentieri si parla di corresponsabilità che viene tradotta letteralmente in litigi finiti male, quando il litigio si presuppone che sia tra due persone, in questo caso invece sono aggressioni, quindi c'è un dominante, un dominato, e il fatto di distribuire la colpa, cioè pensare che la vittima abbia una responsabilità in quello che le è successo. Quindi è assolutamente sbagliato perché c'è un colpevole che fa l'azione e poi c'è qualcuno che in questo caso lo subisce. Parlare di corresponsabilità e distribuire la colpa è una rivittimizzazione della donna che è sopravvissuta o che è vittima di violenza di genere e è assolutamente sbagliato. È caso di qualche giorno fa, appunto, in questo caso si parla di revenge porn, quindi di vendetta a sfondo pornografico, pedopornografico, in cui questa maestra è stata accusata appunto di essersi fatta fare delle foto, di aver mandato delle foto. In questo caso lei è stata, anche dai racconti della stampa, rivittimizzata, quindi le è stata data una colpa che di fatto non ha.